Diamo il benvenuto a Carlo Benetti, Market Specialist di Gamper l'Italia. Vediamo di capire insieme a lui, alla luce di quello che è l'attuale contesto di mercato, quali possono essere le strategie più interessanti da adottare. È una buona domanda, perché il 2019 è cominciato sotto un segno molto diverso rispetto al 2018, terminato con un umore un pessimista rispetto alle prospettive di crescita. Il cambio di linguaggio della Fed fa intravedere una pazienza della Banca Centrale Americana nel gestire la normalizzazione dei tassi, più lenta, verosimilmente più lenta, e questo consente di guardare al 2019 con una certa un cauto ottimismo, per cui in questa fase di mercato direi che i prodotti che possono, gli strumenti di investimento che possono essere i più idonei in una diversificazione ottimale di portafoglio sono per la parte bond, non tanto i governativi, dove raccomandiamo comunque di non esporsi al rischio tasso, però la parte bond diversificarla certamente con gli emergenti, con le obbligazioni emergenti, ma anche con quelle obbligazioni di nicchia decorrelate dall'andamento dei mercati per quanto possibile, ad esempio le obbligazioni assicurative, i cosiddetti cat bond, le cartolarizzazioni dei mutui ipotecari, MBS, un mercato molto liquido, o anche le emissioni junior di emittenti di elevata qualità. Nella parte azionaria, siccome il rallentamento non significa recessione, pensiamo che ci sia ancora sostegno agli utili, sia pure magari a una cifra e non a doppia cifra come negli anni precedenti, diversificare con temi di lungo termine, l'innovazione tecnologica che apre prospettive inesplorate, o lo stesso l'healthcare, dove l'innovazione è un propulsore di ricerca nella biofarmaceutica, nella biomedica, il lusso, i servizi. Ecco, sono questi temi che possono fare un patto di trasparenza con l'investitore. Grazie.